Un anno scolastico partito, ma tante difficoltà e tanti nodi sono ancora da dirimere. La situazione del liceo Cotugno continua a tenere banco e nonostante si sia trovata una soluzione tampone, i malumori non mancano. Noi abbiamo fatto una ricognizione puntuale, anche in assenza di un repertorio di quelle che erano le possibilità e le strutture a disposizione. Abbiamo fatto questa azione di ricognizione recuperando quegli spazi che assicurava una fruibilità immediata. Noi siamo appena 15 giorni di esercizio, quindi di insediamento. Fatta questa ricognizione abbiamo chiesto la cortesia ai dirigenti di assumere una condotta responsabile, che c'è stata, e questo gliene diamo atto e gliene saremo per sempre grati. E collocata la popolazione studentesca, che è dovuta chiaramente migrare dal Cotugno, in quegli ambienti che sapete che ne è stata data poi ampio risalto. Si lavora comunque alla possibilità di usare l'ex Optimes, dice il presidente della provincia Caruso, ma era importante partire con l'anno scolastico. Per la soluzione che noi ci auguriamo e stiamo lavorando, che è contestuale, così come abbiamo detto già dal primo giorno, verso la soluzione dell'Optimes, che sarà una soluzione che consentirà l'insediamento integrale del Cotugno e forse anche di qualche altro istituto. Dopo la scossa di ieri sera nella Marsica, anche lì c'è una ricognizione già iniziata nelle scuole esistenti, considerando che oggi tanti sindaci delle comunità marsicane hanno tenuto chiuse le scuole. Sì, già da ieri sera ho chiamato tempestivamente, appena ci arriva il classico messaggino dall'applicazione che abbiamo tutti, ho chiamato i sindaci del territorio e gli ho chiaramente chiesto lo stato delle cose, ma che chiaramente era di tipo psicologico, come è naturale che fosse. Ho suggerito pure anche un breve rinvio, che forse era pure naturale che ci fosse, soprattutto non solo per consentire una verifica puntuale sugli edifici, ma anche un minimo di rasserenamento delle condizioni psicologiche delle famiglie e dei ragazzi.